Il tenente dell'arma dei carabinieri Daniele De Filippo ha consegnato questa mattina a Palazzo di Città la tesi di laurea al sindaco Francesco Miglio. Sentiamo di cosa si tratta. Sì, la tesi riguarda l'urbanistica di San Severo e il collegamento con la criminalità, con proposte relative alle possibili soluzioni tecnologiche per far sì che i cittadini si sentano più sicuri, ma allo stesso tempo che siano chiamati a collaborare maggiormente dal punto di vista della sicurezza urbana. Sindaco, un pensiero gradito da parte di un nostro concittadino, esponente delle forze dell'ordine che vive lontano dal nostro territorio, per motivi di lavoro ovviamente. Assolutamente sì, la visita questa mattina del tenente De Filippo è particolarmente gradita. Già nel passato ci eravamo sentiti perché avevamo collaborato con qualche dato, con qualche informazione alla stesura della tesi, che tra l'altro è stata molto apprezzata dalla Commissione, tant'è vero che il tenente si è laureato con un punteggio massimo. Oggi mi fa omaggio di questa copia che leggerò con grande attenzione, anche per vedere di recepire qualche proposta, qualche idea che magari può essere risolutiva rispetto alla problematica annosa che noi abbiamo della criminalità. Mi fa piacere che ci siano dei giovani, il tenente ha solo 26 anni, di San Severo, che stanno facendo carriera nell'arma, di cui sentiremo sicuramente parlare nel prossimo futuro, quindi a lui rivolgo i miei più sentiti auguri per il prosieguo della sua carriera militare e per il dottorato appena ricevuto in giurisprudenza, quindi sei un collega, quindi ricevo con grande soddisfazione questa tesi e mi fa anche piacere che la copia di cui ho omaggio ha una dedica per il sindaco di San Severo, che voglio leggere perché mi è particolarmente piaciuta. Al sindaco Miglio per la professionalità, disponibilità e l'esempio. Grazie per l'aiuto e la dedizione profusa nel collaborare alla stesura della presente tesi. Il tenente Daniele De Filippo. Tante grazie e molti, molti Grazie auguri. Porta San Severo nel cuore e vienici a trovare. a te. Sempre. Grazie.